secondo un'antica leggenda, i Monti Alburni non sono altro che i Titani, cioè i giganti che combatterono Zeus. E il dio del mare Poseidone li sconfisse e li punì per sempre pietrificandoli. Ragazzi, se vi affacciate alla finestra, lo vedete il gigante barbuto? Ma un gigante vero? Ma no, un uomo pietrificato con la barba. Lo vedo! Anch'io, sembra che dorme veramente. Ma ha una barba fatta di alberi. Sì, lui ama molto la barba, tant'è vero che cresce come crescono gli alberi. Perché? E perché lo difende dal freddo. Ah, ok. Sembra che respiri. La barba si è mossa. Avete visto? Questo vuol dire che ogni cosa va guardata per bene. Sì, ma quindi si può anche muovere. Magari gli piacerebbe, ma è pietrificato. E poi, ragazzi, perché dovrebbe farlo? Sta così bene tra noi. Purtroppo è in castigo per aver osato sfidare Zeus. Gli è andata bene. Insomma, come castigo non è proprio il peggiore. Ragazzi, tornate a posto. Salutiamo il signor Andrea che se ne deve andare. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao! Ragazzi, si sta muovendo, viene verso di noi. Cosa? No, ti prego, aiuto, ti prego, aiuto, ti prego. Buongiorno. Buongiorno. Finalmente ti sei svegliato. Ma che è successo nel sonno? Chi è questo gigante? Il gigante? E tu che ne sai? Tu parli nel sonno, mamma. Ho sentito tutto. Quest'uomo con la barba che è stato castigato, che non si può più muovere. Ma chi è? Niente, è solo una montagna. Una montagna con la barba? Gli alberi. Ma che dici a mamma? Mamma, non l'hai vista e non mi crederesti. Ma cosa hai visto? Niente, in questo biscotto ce la vedi una ruota? Veramente ci vedo un buco? Non sei attenta. Poi lui mi ha detto, sono orgoglioso di essere quassù e proteggere voi. Sì, c'ero anch'io e ha detto che gli piaceva troppo la neve che mi mancava la barba. Sì, del verde della primavera, del vento che lo solletica. Era contento persino dei lupi. Ma allora c'eravamo proprio tutti. Tiberio, a te non ti ho visto. È vero, infatti. Ragazzi, questa notte non riuscivo proprio a dormire. Sono stato tutto il tempo a giocare. Ragazzi, non ci crederete. Non avete cosa ho sognato stanotte. Il gigante! Ma come? L'abbiamo sognato tutti, tranne io. Ci chiedeva aiuto, ma nessuno di noi si ricorda cosa. Tu? Io no, forse mia mamma. Tua mamma? Mia mamma mi ha sentito parlare nel sonno e mi ha raccontato tutto. Ma perché tu parli nel sonno? A quanto pare sì. Ragazzi, ho un'idea. E quale? Prima di addormentarti, attacca il registratore, così domani sapremo cosa vuole il gigante. E se poi non sogna? Fa niente, registreremo finché non si rifà vivo. Che ne dici? Beh, si può fare, ci provo appena torno a casa. Sì, dai, così possiamo già saperlo oggi. Ciao, mamma. Federico, ma non vieni a mangiare? No, mamma, ho già fatto, vado a dormire. Ma... ti sei svegliato? Sempre con questo cellulare state? Sto cercando una registra. Mamma, ma ho parlato nel sonno. E come? Adesso anche di pomeriggio ti incontri con il gigante? Ok. Ragazzi, l'ho sognato, ho registrato tutto, sto arrivando. Thank you.
Ecco, mettiamoci qui. Sì, da qui si sente meglio. Dai Federico, fa partire da dove parla lui. Ok. Perché sei triste? Perché al posto degli alberi devono costruire un residence per il turismo invernale. Ma non è giusto. La montagna non sarà più la stessa e senza più le radici degli alberi ci sarà il rischio di frane. E come potrò più difendere il vostro paese? Ragazzi, dobbiamo fare assolutamente qualcosa. Ma avete sentito? Sì, proveniva dalla montagna. È lui, il gigante. Ci ha risposto. Dobbiamo assolutamente andare dal proprietario dell'albergo. Mio padre. Sì, tuo padre. Dai, portaci da lui. Sì, sì, va bene. Senza più le radici degli alberi ci sarà il rischio di frane. E come potrò più difendere il vostro paese? E io cosa dovrei fare? Credere alla voce di un bambino che parla nel sogno? Cosa siete venuti a fare? Volete delle caramelle? No, vogliamo difendere la nostra montagna e il nostro futuro. Le chiediamo di rinunciare al suo progetto. Ma ha visto quanto è bella la nostra montagna? Perché rovinarla? Gli alberi sono fondamentali per noi. Non possiamo immaginare una montagna senza alberi e senza animali. Lei ci riesce? No, ma non riesco nemmeno a immaginare la mia vita senza i miei progetti. Io l'albergo lo devo fare. Perché non prova a costruirlo giù in paese? C'è anche un borgo accogliente per i suoi turisti. Sì, e potrebbero ammirare anche il gigante. Il gigante? Sì, il titano pietrificato. Il titano pietrificato. Mio nonno me ne parlava sempre. Quello che fu sconfitto da Poseidone. Allora? Beh, non mi convinco certo con una voce di uno smartphone. Deve venire la polizia per dissuadermi. Dai papà, fallo per me. Ma io per te costruisco l'albergo. E va bene. Accontentiamo il gigante. Ma allora era tutto un sogno. È come se avessimo sognato due volte, è incredibile, ci siamo sognati di sognare. Poi il papà di Tiberio, l'imprenditore cattivo. Mio padre. È vero, peccato, tu non l'hai sognato. Sì, tuo padre voleva costruire un albergo. Un albergo? Boh. Che cosa strana, sognare tutti insieme la stessa cosa. Ragazzi, manca solo Federico. Sì, ma sicuramente l'avrà sognato anche lui. Il traduttore del gigante. Che sogno assurdo, la montagna che parla. Soltanto nei sogni possono accadere certe cose. Mio padre che vuole costruire un albergo. Boh. Grazie ragazzi di esservi accorti di me. Siete stati coraggiosi. Ora posso proteggere di nuovo il vostro paese senza preoccupazioni. Rimarremo per sempre amici noi. Ma quindi... è un sogno? Tutto vero, come un sogno.